Conferenza stampa di insegnamento stamattina per il nuovo capitano dei carabinieri della compagnia di Modica, Francesco Ferrante, che ha illustrato alla stampa obiettivi e priorità per il nuovo incarico. Una maxitruffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Porto di Pozzallo, al centro dell'inchiesta un'impresa che aveva ottenuto un finanziamento pubblico grazie a un giro di fatture false. Multato per eccesso di velocità, fa valere lo stato di necessità, così il giudice di pace ha annullato un verbale elevato dalla Polizia di Stato ad un automobilista ragusano. Stava correndo in ospedale dalla figlia. Anche la seconda scadenza per il pagamento degli stipendi ai dipendenti di Modica è stata disattesa. Per l'opposizione è un ritardo che non può essere più tollerato. L'amministrazione di Modica faccia chiarezza sui conti. Prima di campionato per le ragusane impegnate in eccellenza e promozione, il Ragusa pareggio contro i Rosolini, vittoria per il Modica, per la pallamano presentato il nuovo organico dell'Andrea Licidra Handball. Buon inizio settimana e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Oggi si è insediato ufficialmente, o quantomeno ha reso nota alla stampa l'insediamento, il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Modica, Francesco Ferrante, proveniente dal nucleo operativo di Gela. Ferrante durante la conferenza stampa ha parlato delle priorità, degli obiettivi e ha lanciato anche un appello ai cittadini. Sentiamo. Conferenza stampa di insediamento stamattina per il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Modica, Francesco Ferrante, proveniente dal nucleo territoriale di Gela. Ferrante, 28 anni di Lanciano, prende il posto di Edoardo Cetola, trasferito a Viareggio. Tra le priorità del nuovo comandante, quella di diffondere ancora di più la cultura della legalità. Il tessuto sociale collaborativo è una realtà sociale e imprenditoriale che ha in sé gli anticorpi della denuncia e la voglia di collaborare con lo Stato e con le forze dell'ordine è fondamentale, perché l'aiuto da parte delle vittime e delle persone offese all'attività investigativa è sicuramente uno dei primi passi, e questo è un altro grande merito che sicuramente do ai carabinieri, che hanno acquistato negli anni la fiducia dei cittadini e continuano a tenerla ogni giorno. Ma ovviamente tra gli obiettivi anche il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare interesse ai reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti. Fondamentale poi il rapporto di collaborazione con le istituzioni. Il capitano Cetola sicuramente lascia un'eredità importante, un'attività di controllo del territorio costante, quotidiana, molto tenace, nonché un'azione di repressione e di contrasto a ogni forma di criminalità svolta ogni giorno con grandissimo impegno da tutti i carabinieri delle tenenze, delle stazioni dipendenti e del nucleo operativo e radiomobile. Fondamentale anche la collaborazione con le istituzioni, lei già ha avuto modo di incontrare le istituzioni del territorio, del comprensorio che dirigerà? Ho avuto modo di incontrare i sindaci, ho avuto modo di incontrare i vertici delle altre forze di polizia, e qui il colloquio, insomma, e l'attività quotidiana di intermediazione, di incontro interistituzionale è assolutamente svolta con grandissima efficacia ed è fondamentale per lavorare tutti bene verso l'obiettivo comune. Per Ferrante importantissima la collaborazione con i cittadini, per questo il nuovo comandante lancia un appello alla comunità. Indubbiamente la collaborazione dei cittadini, anche in forma anonima, anche contattando il nostro numero di emergenza 112, sarà fondamentale, sarà importantissima per orientare la nostra attività preventiva e indubbiamente per migliorare l'azione di contrasto ai vari delitti che ci troveremo ad affrontare. E a proposito di carabinieri, è stato un weekend intenso per i militari della compagnia di Vittoria. Controlli capillari sono stati effettuati in tutto il territorio ipparino con diverse denunce. Sentiamo. Una persona tratta in arresto, 10 denunciate a piede libero e 4 segnalate alla prefettura, 34 le perquisizioni complessive effettuate, 5 le patenti ritirate, 12 contravvenzioni combinate con il sequestro di 4 automezzi, 91 veicoli controllati e 200 persone identificate. E il bilancio dei controlli effettuati su vasta scala dei carabinieri della compagnia di Vittoria nel weekend appena trascorso nell'ambito dei servizi straordinari di controllo
predisposti in tutto il territorio ragusano dal comando provinciale, hanno portato a termine della città di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Scoglitti e Vittoria. Un'operazione che ha comportato il dispiegamento in tutta la giurisdizione di numerose pattuglie, finalizzata da un lato a reprimere i reati di natura predatoria che più da vicino colpiscono gli onesti cittadini, specie nelle aree rurali, e dall'altro lato a combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e le altre forme di devianze giovanili. Particolare attenzione è stata rivolta anche nei confronti di quanti si mettono alla guida senza patente e senza aver assicurato il mezzo o in stato di ebbrezza alcolica, con evidenti risvolti negativi in caso di incidenti stradali. In particolare ad Acate i militari hanno tratto in arresto il rumeno di 42 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica per ricettazione, che aveva commesso nell'aprile 2009 in territorio ipparino. L'uomo, al termine delle formalità di rito espletate presso la caserma di via Garibaldi, dovrà scontare 8 mesi di reclusione. Durante i controlli alla circolazione stradale, due rumene di 17 e 38 anni sono state deferite in stato di libertà poiché, a seguito di perquisizione veicolare, sono state trovate in possesso di alcuni cellulari risultati rubati. Sono in corso le attività finalizzate alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari. Altre due persone sono state denunciate per tentato furto perpetrato in danno di due abitazioni di contrada Macconi. Si tratta di due pregiudicati del luogo. Un'altra persona di 62 anni è stata invece segnalata alla procura Iblea per truffa in relazione alla mancata consegna di un'autovettura oggetto di acquisto ad opera della controparte originaria di Acate. Tra Vittoria e Scoglitti, i carabinieri hanno sottoposto a verifica oltre 40 soggetti destinatari di misure di prevenzione, ovvero a cui sono state concesse misure alternative alla detenzione carceraria, per accertare che rispettino gli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, un servizio che ha portato al deferimento di 4 persone. A Comiso, i carabinieri del locale presidio hanno denunciato un albanese di 27 anni per violazione degli obblighi inerenti agli arresti domiciliari che stava scontando, essendo stato trovato al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Nel corso del servizio, infine, 4 giovani sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo di Ragusa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta all'alba di stamani su gran parte degli Iblei. Dopo l'anticipo di autunno di venerdì scorso, anche stamani forte pioggia accompagnata da un vento impetuoso hanno fatto temere peggio. In tanti sono stati svegliati dalle avverse condizioni climatiche, specie nelle zone rurali dove la pioggia è stata molto intensa. Il maltempo ha interessato in particolare Modica e zone limitrofe, non si segnalano danni a persone o cose. Nubifragi anche nella parte occidentale della Sicilia, nel versante catanese. Nelle prossime ore l'intera isola potrebbe essere presa in maniera repentina nella morsa del maltempo, compreso il territorio ibleo. Si raccomanda dunque massima prudenza. È una vicenda particolare, arriva da Ragusa, dove il giudice di pace ha annullato un verbale elevato dalla Polizia di Stato a un automobilista che aveva evocato lo stato di necessità. L'uomo stava correndo in ospedale dalla figlia. Per il suo legale la sentenza richiama al buonsenso prima di tutto. Con una sentenza emessa lo scorso 7 settembre, la numero 2235-17, il giudice di pace di Ragusa, Salvatore Lo Cicero, ha annullato un verbale levato dalla Polizia di Stato ad un automobilista per eccesso di velocità, perché non è stato riconosciuto lo stato di necessità. I fatti oggetto di contenzioso si sono svolti a Ragusa e risalgono al 9 agosto 2016, quando un 48enne domiciliato a Ragusa venne fermato dagli agenti della polizia sulla strada provinciale 25 Marina di Ragusa-Ragusa per aver superato il limite di velocità. L'uomo cercò di giustificarsi sostenendo di essere stato chiamato dalla moglie, che richiedeva il suo intervento urgente per la figlia Dawn, che in quel momento si trovava in ospedale e le cui condizioni si erano aggravate. Nonostante l'insistenza del genitore, le forze dell'ordine non hanno voluto sentire ragione, intrattenendo l'uomo e contestandogli la violazione dell'articolo 148,12 del codice della strada, sanzionandolo con 163 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Così l'automobilista ha deciso di intentare causa contro la prefettura di Ragusa. Il giudice ha accolto le motivazioni dell'opposizione che ha evocato la legge 689-81, provando la sussistenza di pericolo. In definitiva è stato annullato il verbale, ma compensate le spese perché comunque l'infrazione è stata commessa. Per il legale dell'automobilista Michele Savarese si tratta di una sentenza che richiama la fiducia tra istituzioni e cittadini. Una maxi truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pozzallo. Al centro dell'inchiesta un'impresa che aveva ottenuto un finanziamento pubblico grazie ad un giro di fatture false. Vediamo nel servizio. Venerdì scorso le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dalla magistratura Iblea per un valore pari quasi a 400.000 euro nei confronti di un imprenditore locale operante all'interno del porto di Pozzallo. L'operazione è frutto di una lunga attività di polizia tributaria e giudiziaria intrapresa dai finanzieri della tenenza di Pozzallo, che ha portato alla luce un vorticoso giro di false fatturazioni finalizzate a consentire ad un'impresa di Pozzallo di aggiudicarsi un finanziamento del Fondo Europeo per la Pesca, pari a quasi 400.000 euro, per la costruzione di un impianto di erogazione carburante per natanti all'interno del porto. Le indagini hanno fatto emergere un articolato sistema truffaldino, fondato sul sistematico utilizzo di fatture false prodotte da società create ad hoc, il tutto finalizzato a raggirare l'ente Regione Siciliana. In particolare è stato accertato che l'azienda beneficiaria del finanziamento pubblico altro non faceva che prendere contatti con le reali aziende fornitrici, ordinare gli acquisti e fare in modo che questi venissero solo fatturati a terze aziende compiacenti, perché i beni invece arrivavano a reale destinazione. Quest'ultime, denominate in gergo cartiere, fatturavano la merce indicando importi maggiorati nei confronti della società beneficiaria, al solo scopo di farle creare costi compatibili con il credito pubblico ottenuto. Tale espediente truffaldino ha permesso all'impresa di incamerare molti più soldi di quelli necessari per la fabbricazione del nuovo impianto di distribuzione e ha consentito a due imprenditori disonesti di intascarsi illecitamente una buona fetta del finanziamento. Inoltre, per rendere il tutto più verosimile, le fatture attestanti acquisti sovrastimati o lavori edili mai eseguiti venivano pagate a mezzo bonifico e poi, nell'arco di pochi giorni, i soldi bonificati tornavano nella disponibilità dell'ordinante, mediante fittizi compromessi di acquisizione di quote societarie. L'articolata attività di indagine, condotta setacciando decine di conti correnti e centinaia di pagine di documentazione contabile ed extracontabile, ha permesso di seguire il flusso di denaro sporco che i due imprenditori avevano già fatto confluire in attività economiche lecite, al fine di dissimulare la provenienza delittuosa. L'autorità giudiziaria di Ragusa ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca di tutti i beni di proprietà e nella disponibilità della società beneficiaria. Diversi sono i beni su cui sono stati apposti i sigilli, tra cui gran parte del patrimonio aziendale, l'intero impianto di distribuzione carburante, un molo galleggiante lungo più di 50 metri e tutte le disponibilità finanziarie contenute sui conti correnti. Gli imprenditori coinvolti, tra cui anche un commercialista, sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria di Ragusa e dovranno ora difendersi dall'accusa di truffa aggravata, evasione fiscale e riciclaggio. Torniamo adesso ad occuparci dei conti di Modica, perché anche la seconda scadenza per il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali è stata disattesa. Così l'opposizione torna a fare la voce grossa contro l'amministrazione comunale. I particolari nel servizio. Disattesa anche la seconda scadenza per il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali di Modica, l'accusa arriva ancora una volta dal consigliere Vito D'Antone, che attacca il primo cittadino della città della Contea per come gestisce le casse dell'ente. L'accordo firmato con le organizzazioni sindacali il 26 luglio scorso, finalizzato ad un improbabile recupero dei ritardi da parte dell'amministrazione comunale, prevedeva entro il 10 di agosto lo stipendio di giugno ed entro il 10 settembre il pagamento del mese di luglio. Lo stipendio di giugno è stato pagato il 23 agosto, mentre non vi è traccia di quello di luglio.
A dispetto della recente ottimistiche dichiarazioni che hanno accompagnato l'approvazione del bilancio di previsione 2017, con 6 mesi di ritardo ed un commissariamento, dichiara il consigliere di Sinistra Italiana, Abbate è costretto a confrontarsi con una durissima situazione finanziaria senza precedenti. Nessuna possibilità di ripresa, peraltro, può venire dal bilancio preventivo approvato martedì scorso in Consiglio, come ampiamente dimostrato in aula dai consiglieri di opposizione, continua D'Antoni. Lo strumento contabile si caratterizza per la presenza di ardite previsioni di entrate che non potranno mai essere riscosse, come già avviene da alcuni anni, da una sottostimata previsione di spesa che inevitabilmente potrebbe produrre debiti fuori bilancio, come ampiamente dimostrato in aula dai consiglieri di opposizione, continua D'Antona. Lo strumento contabile si caratterizza per la presenza di ardite previsioni di entrate che non potranno mai essere riscosse, come già avviene da alcuni anni, da una sottostimata previsione di spesa che inevitabilmente potrebbe produrre debiti fuori bilancio e da un utilizzo costante e predeterminato dell'anticipazione di cassa, tutte condizioni queste nettamente contrarie alle prescrizioni della Corte dei Conti che hanno riguardato il piano di riequilibrio. Abbate non può più rimuovere la questione finanziaria, né può più tentare di distrarre l'opinione pubblica con spettacoli, strade da asfaltare o sopralluoghi in cantiere. La realtà è quella di persistenti ritardi nei pagamenti, dai dipendenti del comune alle cooperative sociali, alla SPM, ai fornitori. Perfino quello che era un vanto dell'amministrazione Abbate, afferma ancora il consigliere di opposizione, gare d'appalto con numerose concorrenti per una presunta solvibilità recuperata dal comune di Modica, è stata messa in discussione, come nel caso della gara andata deserta per il servizio del trasporto scolastico a solo qualche giorno dall'apertura delle scuole. Poi D'Antona cambia argomento, riprendendo la polemica sull'assenza prolungata dell'assessore al bilancio anche quando in aula si doveva approvare lo strumento finanziario. La città e i consiglieri, dice il consigliere modicano, pretendono dal sindaco la verità, il persistente silenzio sulle eventuali dimissioni, in assenza di informazione e trasparenza legittima a dedurre di una possibile posizione critica di Giannone sulle scelte finanziarie del sindaco. Se così fosse, non sottovalutiamo la gravità del fatto. La CGIL nazionale e la Federazione Nazionale Stampa hanno conferito un importantissimo riconoscimento a Peppe Scifo, segretario della CGIL Ragusa. Sentiamo Stefania Fiorilla. Ambito riconoscimento per il segretario generale della CGIL di Ragusa, Peppe Scifo. In occasione del 35esimo anniversario della pubblicazione della legge Rognoni-La Torre, che continua a rappresentare un efficiente contrasto alla lotta alla mafia, CGIL, Avviso Pubblico e Federazione Nazionale della Stampa Italiana hanno promosso un riconoscimento che tende a valorizzare le migliori storie di impegno civile e politico nel mondo del sindacato, della pubblica amministrazione e della stampa. Una commissione presieduta dalla professoressa Stefania Pellegrini, sociologa del diritto all'Università di Bologna, istituita a tal proposito, ha definito una rosa ristretta di 10 candidati in base a dei criteri definiti dal regolamento. A tutti sarà consegnato un attestato. A 4 di queste persone sarà donata una pergamena attestante una menzione, a 3 una targa con il riconoscimento per l'impegno utile a promuovere la legalità e i diritti. Una menzione e una pergamena saranno consegnate a Peppe Scifo per l'impegno politico e civile per la democrazia, la legalità e i diritti, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Roma, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, mercoledì 13 settembre alle 10.30, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni promotrici, nonché del dottor Pier Giorgio Morosini, magistrato componente del CSM. Grande successo per Gazebook, il Festival Internazionale della Fotografia che si è tenuto a Punta Secca. Luciana Tivo. Dal venerdì 8 settembre a domenica 10 a Punta Secca si è svolta la terza edizione del Gazebook Sicily Photobook Festival, un evento in cui la protagonista è la fotografia. I fondatori dell'evento sono 3 giovani ragazzi siciliani, Simone Sapienza, Melissa Carnemolla e Teresa Bellina. Il festival si è focalizzato principalmente sul ruolo del fotolibro all'interno del panorama artistico contemporaneo della fotografia. Quest'anno la direzione artistica del festival è stata affidata a Lina Pallotta. Gazebook è un festival di fotografia che si concentra sul fotolibro.
Quindi le mostre sono sempre collegate a una pubblicazione di un libro, i talk serali o le limonate pomeridiane che fanno parte in maniera rilevante di tutta la programmazione di questi tre giorni, partono sempre da case editrici, da editori, fotografi che hanno pubblicato un libro. E quindi, come dicevo, tutto ruota attorno al libro fotografico, che per noi è la forma contemporanea massima di espressione dei fotografi contemporanei. Il concept è il symposium, ovvero partendo dal concetto del cesso di Platone, è stata fatta una rivisitazione in chiave contemporanea e moderna, indagando sul ruolo della fotografia all'interno delle arti visive contemporanee. Quindi, come può e se può la fotografia cambiare qualcosa dal punto di vista politico e sociale. La particolarità di questo festival è il fatto che si è svolto in questo piccolo borgo siciliano, ovvero Punta Secca, location naturale per la mostra internazionale e proprio per questo attrazione per numerosi turisti e anche amanti della fotografia. Sono sempre a Punta Secca nel contest di Guestbook. Sono insieme a dei ragazzi, in particolare una ragazza che proviene appunto dalla Grecia, venuta qua proprio a Punta Secca per questo evento, questi tre giorni di fotografia. Guestbook è per noi un'opportunità per mostrare i lavori in maniera indipendente e in una bellissima atmosfera. Do you like Punta Secca? It's amazing. Nella passata edizione l'ospite di punta è stato Martin Parr, fotoreporter britannico che con i suoi progetti fotografici ha saputo evidenziare alcuni punti critici della società come il consumismo e il cibo. Quest'anno l'evento ha ospitato nuovi fotoreporter e inoltre si sono svolti i cosiddetti speak corner, ovvero un angolo dove gli autori hanno presentato i loro lavori editoriali. E iniziamo parlando di sport, la seconda parte interamente dedicata allo sport. Partiamo con il calcio e il campionato di eccellenza con il pareggio del Ragusa Calcio. Lucia Nativo. Il Città di Ragusa pareggia con il Rosolini nel match valido come prima di campionato. Una gara senza il supporto dei tifosi per una partita disputata a porte chiuse a causa dell'inagibilità dell'impianto sportivo. Quella disputata ieri è stata una partita un po' sottotono per gli azzurri di Filippo Raciti, che faticano a trovare la via del gol nonostante numerose azioni create. A rompere il ghiaccio è Rimaudo, che riesce a centrare la porta al 18° minuto. Un gol che porta in vantaggio il Ragusa e che dà fiducia per la compagine azzurra. A pochi secondi alla fine del primo tempo, il Ragusa si lascia sfuggire una delle tante occasioni, in quanto Zangara perde palla a pochi metri dalla porta. Il secondo tempo si apre con due cambi per i rosolini, che si dimostra questa volta più aggressivi in campo ma impreciso nei tiri. In Platini cerca una via d'uscita per poter centrare la porta, ma non accade nulla. Dopo pochi minuti Melluzzo tira e solo per pochissimo non porta un punto alla squadra sfiorando il palo. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo per l'imprecisione degli avversari, trovano più spazio per tentare di fare un altro gol. Ma è Rosolini ad avere la meglio grazie ad Platini, che al 44° minuto riesce a fare centro chiudendo la partita con 1-1. Ma diciamo che prende il pareggio gli ultimi minuti della partita fa un po' male, però contento per la prestazione dei ragazzi. Oggi è da dire che potevamo usufruire di pochissimi cambi fuori, quindi quando non hai tantissime alternative si fa fatica. Avevamo infortunati, avevamo squalificati, però un complimento grosso va ai ragazzi, perché oggi non hanno mollato mai. Però sai, combattendo a volte non basta combattere, bisogna anche saper gestire il pallone. È mancato un po' questo gli ultimi 10 minuti. Io devo ringraziare i miei ragazzi perché il secondo tempo veramente strepitoso, e volevano a tutti i costi raggiungere il pareggio e con tantissima forza e tantissima rabbia ci sono riusciti. Se il Ragusa ha faticato in promozione, invece vittoria facile per il Modica Calcio, che ha calato il poker contro lo Sporting Priolo. Buona la prima per i ragazzi di Momo Carpentiere. Il New Modica di Momo Carpentieri ha esordito ieri alla prima di campionato allo stadio Vincenzo Barone, orfano di pubblico, giocando con il Priolo in inferiorità numerica per tre quarti di gara. Dopo un inizio molto contratto e con il gioco che ristagna a centrocampo, al 27° minuto l'episodio che cambia l'inerzia della partita, ed è proprio il 27° minuto quando Sammito ruba la palla all'Istro, che lo atterra platealmente. L'ex di turno insieme a Strano, già ammonito
ammonito, si becca il secondo giallo. Dal successivo calcio piazzato, in Cardona pennella un cross in area per Buscema, che svetta di testa e infila la sfera nel 7 alla sinistra di Loreto. Al 45esimo minuto, bella azione in velocità iniziata da Nucri e conclusa da Incardona, il cui tiro dal limite finisce di poco a lato. Al 75esimo minuto arriva il terzo gol. Galfo va via sull'out di sinistra e appena giunto sul fondo crossa sul primo palo, dove Adamo di testa insacca. All'80esimo minuto Ruiz, su calcio di punizione, pesca in area Montagno, pronto alla deviazione, ma Falco è attento e para a terra. Al 92esimo minuto Pitino verticalizza per Spadaro, che elude la trappola del fuorigioco, si presenta davanti al portiere e lo batte con freddezza, realizzando il quarto gol e il suo primo sigillo personale all'esordio in promozione. Il match si conclude con un entusiasmante 4-0 per il New Modica. E adesso passiamo alla pallamano presentata sabato a Ragusa, la nuova formazione dell'Andrea Licitra Handball, che si prepara ad affrontare l'avvio della nuova stagione. Vediamo il servizio. A una settimana dall'esordio in campionato, previsto contro il Gaeta in trasferta sabato 16 settembre, l'Andrea Licitra Pallamano Ragusa ha presentato la società, l'organico, gli sponsor, i tifosi e gli organi di informazione. Nella conferenza stampa tenutasi sabato sera al Domus Aurea Resort, il presidente Giuseppe Girasa ha illustrato i programmi della nuova stagione, che per la prima volta vedrà un sodalizio ragusano di handball partecipare al campionato della massima serie, la A1 Girone C, riguardando pure l'amministrazione comunale e quali sono le criticità da risolvere prima dell'inizio del campionato. Il campionato è molto impegnativo perché saremo la matricola nel girone delle grandi, quindi sarà molto ma molto impegnativo. Infatti l'obiettivo che ci siamo preposti è quello della salvezza. Chiaramente non possiamo aspirare ai risultati avuti l'anno scorso, salendo dalla serie B alla serie A2. Quest'anno non sarà possibile perché, ripeto, andremo a scontrarci contro i mostri sacri della pallamano. Oggi la preoccupazione maggiore è il nostro palazzetto, cioè il nostro campo di gioco, perché purtroppo ancora non è pronto. Questo ci lascia parecchio preoccupati, perché la federazione ha già fatto un sopralluogo dandoci in deroga l'ok per poter giocare, ma ci sono alcune situazioni, alcune migliorie e alcuni interventi che devono essere fatti, che oggi per un motivo o per un altro, diciamo una settimana dall'inizio del campionato, non sono stati ancora fatti. Le istituzioni ci stanno rassicurando dicendo che riusciranno a fare in tempo, però la prima partita è la prossima settimana, giochiamo fuori casa a Gaeta, ma nella successiva, fra 15 giorni, siamo a Ragusa, e quindi per quella data deve essere tutto fatto, perché rischiamo grosso a livello societario, insomma. Presente anche l'assessore allo sport del comune di Ragusa, il vice sindaco Massimo Iannucci, che ai nostri microfoni ha preso impegni chiari per risolvere le criticità presenti al palazzetto dove gioca la squadra. Pallamano Ragusa, l'Andrea Licitra ci ha dato grosse soddisfazioni quando è stata, diciamo, la volta della A1. L'abbiamo ricevuta in consiglio comunale, l'abbiamo premiata proprio perché lo sport a Ragusa sta avendo dei successi incredibili, e questi ragazzi hanno tutte le caratteristiche per fare bene anche in A1, quindi noi non siamo secondi a nessuno, lo dimostra a Ragusa lo sport fra i ragazzi, diciamo, in piena attività, e quindi io come amministrazione comunale saremo sempre vicini all'Andrea Pallamano, all'Andrea Licitra Pallamano. Noi stiamo intervenendo dove loro si allenano e fanno le partite, cercando di creare altre tribune, e anche siccome da quest'anno hanno un'intesa con Sport Italia che riprenderà, diciamo, le partite proprio in real time, quindi stiamo cercando di creare, diciamo, le condizioni reali per poter vivere al meglio queste attività. La squadra Andrea Licitra è formata dai seguenti giocatori: Cristian Alberto Ansaldo, Davide Schembari, Massimiliano Esposi, Federico D'Alberti, Christopher Ficili, Josef Firrito, Danilo Ballaera, Salvatore Girasa, Giorgio Noto, Michele Scarnato, Giorgio Ragnolo, Giuseppe Licitra, Flavio Malfitano, Antonino Aprile, Paolo Criscione e Danilo Scalone. Il tecnico Salvatore Russo ha chiarito che la preparazione atletica procede sotto i migliori auspici. La preparazione è iniziata presto, il 1° agosto, perché presto inizia il campionato, appunto il 16 c'è la prima partita, perché quest'anno ci sarà la ristrutturazione del campionato, e quindi
quindi andremo a fare noi, oltre alle 18 partite di campionato normale della regular season, altre 9 partite, quindi in tutto faremo 27 partite, e per questo hanno dovuto anticipare diciamo di 3 settimane l'inizio canonico del campionato. C'è stato un cambio in porta perché non è potuto venire per problemi diciamo familiari Javier Ansaldo, il portiere dell'anno scorso, ed è venuto suo fratello argentino, giustamente anche lui, Chris Ansaldo. E poi il nuovo innesto è stato Massimo, che giocava a Palermo e che è stato l'unico innesto di quest'anno. Per il resto siamo tutti gli stessi giocatori dell'anno scorso. L'anno scorso è stato un campionato molto più semplice di quello che andremo ad affrontare quest'anno. Abbiamo iniziato presto la preparazione perché abbiamo un gap da colmare rispetto alle altre squadre molto più esperienti, ma noi non ci perdiamo d'animo, cerchiamo di dare il nostro. Sarà un campionato molto lungo e difficile. Veniamo da due campionati e due stagioni importantissime per noi perché abbiamo avuto una crescita esponenziale. Quest'anno non arriviamo con la presunzione sicuramente di vincere il campionato, no? Ma lottiamo per la salvezza e con la voglia, come hai detto tu, combattiamo per far capire che anche il movimento in Ragusa esiste nel mondo della pallamano. È intervenuta anche Andrea Licitra, titolare dell'omonima azienda di marketing, che ha legato il suo nome a quello della pallamano Ragusa. Per noi è stato un onore sposare questo progetto e portare il nome della città di Ragusa in alto in Serie 1. Già dall'anno scorso abbiamo affrontato il campionato nel migliore dei modi, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Vediamo quest'anno, sarà dura, sarà difficile, vediamo i risultati che arriveranno. Però la cosa importante è l'entusiasmo che questi ragazzi mettono in questo sport, e soprattutto dobbiamo portare più gente che segue questo sport, perché è veramente bello, deve essere più gente presente al palazzetto durante le partite per incitare questi ragazzi. Ripeto, il cui entusiasmo è allucinante, e solamente grazie ai ragusani possiamo portare avanti questa squadra. E siamo ancora in attesa, sperando appunto di modifiche al palazzetto, dunque sappiamo che l'amministrazione si sta muovendo. Erano presenti anche i rappresentanti degli altri sponsor, che si sono detti convinti che la strada da percorrere assieme porterà proficui risultati. Una delle iniziative che abbiamo nel programma di comunicazione di Abiomed, che è un'organizzazione di produttori di ortaggi della Ragusani, ma che ha ovviamente spazi in diverse province della nostra Sicilia, e crede nel coniugare diciamo lo sport e come pratica sportiva, strumento di aggregazione per i ragazzi, e anche diciamo modo per veicolare l'informazione sui benefici che può portare l'ortaggio, diciamo l'ortofrutta, il consumo di ortofrutta nella dieta diciamo degli sportivi. Per tutti gli appassionati e simpatizzanti è stato creato l'hashtag Ivamos da Giampaolo Battaglia, che cura la parte grafica e social della squadra ragusana. Bene, questa era l'ultima notizia. Prima di chiudere vi ricordo che stasera a partire dalle 21 Canale 74 trasmetterà l'appuntamento con l'approfondimento politico con ospite il deputato Giorgio Assenza. A seguire invece andrà in onda la finalissima di Telecanto, il format della nostra rete. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, una buona giornata.